c'è un'interlocuzione, ci sono degli sviluppi in merito. Come le dicevo prima, abbiamo fatto già un primo incontro all'inizio del mese di aprile, ne faremo un altro a metà del prossimo, di questo mese, di maggio. È evidente che noi stiamo ponendo al governo non riflessioni con voli pindarici, ma documenti, proiezioni, investimenti, lo faremo anche oggi, dove quello che si realizza a Foggia ha un valore in termini di benefici e costi certamente molto 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 più consistente di altri investimenti similari. E in più il governo ha stanziato 5 miliardi per la dorsale adriatica. È evidente che questo, visto che il nodo di Foggia sarà l'unico crocevia di due corridoi sulla rete TEN-T, quella core che si deve realizzare entro il 2030, bisogna che i ritardi che noi abbiamo registrato, ad esempio sulla realizzazione della seconda stazione, sull'elettrificazione della Foggia Manfredonia, sulla visione sistemica integrata che con pochissimi interventi aggiuntivi, soprattutto anche nei servizi di trasporto, utilizzando le infrastrutture che già ci sono, possono dare alla Capitanata, all'area vasta più ampia, quella capacità di accessibilità territoriale, sviluppo e competitività che oggi ci stanno praticamente togliendo. Come va l'interlocuzione con Comune e Provincia? Allora, l'interlocuzione sia con il Comune che con la Provincia risulta essere difficoltosa, anche se è essenziale perché hanno un ruolo istituzionale fondamentale per poter, diciamo, pianificare gli interventi e anche intervenire presso la Regione e quindi all'elaborazione del piano regionale dei trasporti e relativo piano attuativo. Quindi la loro assenza sicuramente mette in difficoltà degli interventi infrastrutturali che hanno una importanza fondamentale per la collettività e per lo sviluppo del territorio.